tutti, benvenuti o bentornati in questo mio nuovo video. Come vedete sono raffreddatissima, ancora un male terribile al collo. E come vedete ho iniziato il video un po' volante, non è la mia solita postazioncina qui con dietro tutte le polaroid molto carina. Di sottofondo sempre la mitica, proprio lei, la nostra Paolina. Oggi ho pure messo il mascara, quindi apprezzate lo sforzo. Come avrete sicuramente dal titolo, Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Come avrete sicuramente letto dal titolo, questo sarà un nuovo video tortura, perché vivrò con delle unghie chilometriche. Diciamo che è una scusa perché mia mamma non mi lascia fare la ricostruzione. Come vedete oggi, vabbè, sono anche abbastanza lunghe, però le mie unghie le tengo molto corte. Odio le unghie lunghe, nel senso che mi ci trovo malissimo, sono scomodissime e mi danno anche proprio fastidio. E dato che mi piace il masochismo, mi piace farmi del male, ho deciso perché non vivere 24 ore con delle unghie chilometriche. È stato un parto, un centro estetico mi facesse le unghie lunghe, perché di solito quando si fanno col gel bisogna usare la cartina, e ho provato a chiedere, praticamente nessuno faceva tutta la cartina. Notare il mio outfit, tutto molto in tinta, tutto in pandan, con anche il cappottino marroncino, ho preso anche le calze marroncine. Allora mi ci è arrivata Andre, ho messo anche questa fascia che mi pizzica un botto, ho il fiatone perché ho raffreddore, inoltre la tosse, ho fatto anche tutte le scale di corsa. I miei capelli erano davvero qualcosa di indecente, quindi ho detto no, posso avere 17 anni il fiatone del genere. Te sei pronta ad aspettare 2 ore e mezza per delle unghie chilometriche? Sì, prontissima. Dopo 350.000 giri dell'oca, ce l'abbiamo fatta, si doveva entrare dall'altra parte. Oddio. Stiamo andando alla meta. In realtà sono super excited. No, a parte gli scherzi, non so che colore fare. Che colore facciamo? Volevo qualcosa di boom, flash. Però adesso vediamo. Arrivati. Però non posso urlare. Raga, panico, non so cosa scegliere. Sono tantissimi. Facciamo tipo cellulare di brillantini, secondo me. Anche questi, guarda i fluo. Allora, abbiamo scelto questo qua. Poi faremo l'anulare oro con i brillantini, per essere più fashion. E la cartina, raga, è lunga così, quindi avrò degli artigli. Io non sapevo mi dovessi fare anche l'unghia. Ma ecco perché quando mi faccio il semi permanente a casa dura tipo 2 giorni. Mi sto facendo bella. Soddisfazioni, piccole soddisfazioni. Hola, ne parliamo. Mi nasce un video solo di bacini. Bacini. Baci stellari. Baci stellari. È un problema. Allora, mettersi il cappotto è stata un'impresa. Le piacciono, signora? No, non ha condiviso il mio bellissimo colore. Mie bellissime unghie. Sarà solo il colore secondo te? Allora amici, sono arrivata a casa e queste sono le unghie, sono lunghissime, chilometriche, cioè sono una roba gigante. Vi do ASMR? Finire le luci è praticamente un'impresa, perché così non ci riesco, cioè non ci arrivo. Quindi bisogna fare così. Dato che la Nadiona non ha ancora visto nulla, adesso gliele mostreremo. Cosa ne pensi? Sono chilometri che sono giganti, guarda. Ma sono sempre quelle di Maleficent. Adesso proveremo a farci latte con Nesquik. E voglio vedere se sono in grado di farle con queste. Lavarti. Devo lavarmi i capelli stasera. Cosa ridi? Proviamo, no, i biscotti, no, della mamma. Sono miei. No. Posso aprire, guarda. E dall'altra parte, vedi che c'è un... ma non riesco a prenderlo. Così le spacchi, Hai visto? Il problema è, aia, è aprire così. Cioè, come fai? Se si può, non me lo so. Ho preso il barattolino. Adesso lo riempiamo un po' di lattino, un po' di nesquicchino. Nesquik, questa, vabbè, bene o male non è così difficile. Io in realtà potrei fare anche così.
Che schifo, dai, che schifo. Che schifo. Tu metti dentro il ditino. Ma dai, che schifo, non lo posso vedere quella roba lì, dai. Con il squicchino e poi ce lo metti dentro. Raga, io posso scaccolarmi. E io lo prendo così. Prima lo prendete così e poi lo passate nell'altra mano e boom, il barbatrucco. Per ottenere un composto omogeneo. E adesso andiamo a studiare. Non so come farò con queste unghie, ci si proverà. Ho appena fatto le storie annunciando l'uscita di questo video e raga, non riesco a scrivere. Accina, perché per cliccare, cioè, è tipo, ok. La cosa un po' matta, un po' matta, un po' da pasticciona, quindi. Mi sa che dovrò utilizzare. No. Ok, la prima cosa che faccio quando studio è mettermi comoda. A parte che le unghie sono perfette per grattarsi la testa. Non ce la farò mai. Fare una capigliatura. Ok. Ok. Mi faccio di solito uno chignon o comunque una treccia. La vedo molto male. Ma è mollissimo, che schifo. In qualche modo ce lo siamo fatte, quindi top. Evitiamo di fare casini. Devo studiare. Cosa devo fare? Prendo di Ariello. Farò il purgatorio di Dante. Prima cosa da fare è prendere la penna. Perfetto. E ora prendiamo il quaderno. E... ma è lunghissimo. Cioè io di solito scrivo così. Raga, non ce la faccio. Cioè è impossibile. Neanche troppo male, neanche troppo male. Cioè, noi ridiamo e scherziamo, ma io sono riuscita a scrivere decentemente con queste unghie. Devo fare gli invidiosi, grazie, gli invidiosi. Dante, per scrivere queste cose, cosa ti sei fumato? Come D'Annunzio l'oppio? Perché secondo me è una cosa anche più pesante. Tu ti facevi già di coca all'epoca, perché... come scrivo? Vidiosi. Le sedute lungo, lungo là. Io però mi sento di puzzare e quindi devo andare a fare la doccia e lavare i capelli. Ok, mi sono messa il costume ed è stata un'impresa. Ho rischiato di uccidermi i pollici. Andiamo a lavarci i capelli. Mi è andata a piangere solo al pensiero. Aia, non riesco a raccogliere tutti i capelli. Iniziamo dallo shampoo. Ok, per ora nessuna difficoltà, per ora, ribadisco. Sì, però non riesco... ah, con i polpastrelli sì. Oddio, un panda. Prendo il balsamo. Dovete sapere che con queste unghie è un parto. E ora laviamoci il corpo. Appena fatto tutto, sembro un piccolo goblin. Sembro un barboncino spelacchiato. Prendiamo dischetto di cotone solo con le unghie. Dato che ci ho messo un secolo e mezzo per fare la doccia, devo correre giù a mangiare, anche se in realtà la Nadia non mi ha preparato nulla. Quindi dovrò preparare io la cena con queste cose. Papi, cosa ne pensi delle mie unghie? Sono favolose, ti si addicono benissimo. Allora, dato che la Nadiona è sempre così che mi chiama, oddio, vieni, è pronto, è pronto, è pronto. Alla fine mi devo fare io le cose. Ho deciso di farmi le uova, che è l'unica cosa che so veramente fare, più o meno. L'uovo... no. Ok, dovrei mischiarlo con la forchetta, no? Invece vado di unghie. Funziona, mamma, funziona. Che schifo, dai, non posso vedere sta roba, eh. Vedete che torna tutto utile? Ma che schifo. Prima un po' d'olio.
adesso a fuoco basso, che poi non è vero perché è altissimo, a te cuocere l'ambaradam. A me piace bella rotta. No, in realtà perché non la so fare, non la so girare, quindi la rompo. Ok, sempre bellissimo un fiore. Ce n'è pronta. Uovo, broccolettini con pasta e l'insalata. Ti direi di partire. Oh, you touch my tra-la-la. Con la forchetta e la pasta, che è quella cosa più calda. Ah, da notare come impugno la forchetta. Ma lì sa far tutto. Dai, ma se qui non posso vedere questa roba qua, No, dai. Non, guardi, giuro, non posso vedere, non posso guardare. Proviamo con un po' di frittatina. L'insalata. No, l'insalata non riesco a mangiarla solo con le unghie. Oh, you touch my tra-la-la. Sono salita su e i miei capelli sono inguardabili. A parte che mi sono formate tutte queste ondine orrende. Ma io potrei anche pettinarmeli così. No, scherzo, cattivissima idea. Oh, you touch my tra-la-la. Ah, io premetto che non so piastrarmi i capelli, sono un disastro come vedete, poi con queste unghie. Belli piastrati, si li piastra casissimo io, Non li divido bene ciocca per ciocca. Prendiamo il mitico elastichino un po' da pisco, girl. E poi metto la fascia, perché non voglio appunto sporcarmi i capelli. Prima cosa che faccio è lavarmi i denti. Dopo essermi lavata i denti, solitamente vado a lavarmi anche tutto il viso. Di solito li lavo prima i denti perché dico: vabbè, mi lavo tutto il viso e vado a sporcare di nuovo tutto con gli dentifrici o no. Vabbè, sono passaggi mentali che mi faccio io. E solitamente vado, è negli ultimi 2 mesi che sto diventando bravina e mi sto lavando tutto il viso, perché prima ero magari un pochino più pigra, non c'avevo voglia, troppi passaggi. Magari partivo con i buoni propositi tipo: sì, laviamoci il viso tutti i giorni, prendiamoci cura. Invece magari durava 2 giorni, massimo 3, e poi magari mi trovavo stanca la sera, dicevo: no, ti prego, troppi passaggi, non c'ho voglia. E quindi vedete, buoni propositi finiti lì nel cesso. E invece, influenzata dalla mia amica Oxy, mi ha consigliato il Foreo Luna 3 Mini. Ed è fantastico, raga, anche perché ci metto davvero 30 secondi la sera prima di andare a letto. Metto un po' di prodotto, lo stendo sul viso, poi vado a pulire bene. Quale momento migliore se non mostrarvelo con le unghie lunghe? Sarà un'impresa questa sera lavarsi il viso. Non vedevo l'ora, guardate. Ho notato dei netti miglioramenti, perché in realtà io ormai, come vi ho già detto, lo uso da circa 2 mesi. E adesso che ho iniziato lo sci, amici miei, è un casino. Col casco è sempre un problema sulla mia pelle, soprattutto in fronte, perché tra il sudore, lo sfregamento, perché a volte mi sta scomodo, magari si sposta mentre scio, o comunque mi prudo un sacco, quindi vado a muoverlo, mi si formano dei bubboni grossi così. Invece con questo devo dire che la mia pelle è nettamente migliorata. Come funziona? In realtà è super facile. Io di solito sono un po' tontolina, non capisco mai come funzionano certe cose, invece è super facile. La sua applicazione, che è questa. E questo è il mio Luna 3. Ah, da notare il colore bellissimo. E a parte che è super piccolo, quindi lo può portare ovunque. Io infatti me lo sono anche portato in Inghilterra ed è top. All'applicazione, e la prima cosa che voglio farvi vedere, perché se siete pasticcione come me, io praticamente perdo qualsiasi cosa. Questa opzione, le mie unghie mi aiutano. Ok, trovato. Saprete sempre dov'è il vostro Foreo grazie all'applicazione. Inoltre c'è questa nuova funzione. Inoltre dall'app potete cambiare la durata e l'intensità. La batteria dura tantissimo, cioè io questo l'ho caricato una volta quando l'ho preso e basta. C'è questa nuova funzione, questa iconcina qui. C'è il Glow Boost. Dura 30 secondi e vi renderà la pelle super luminosissima. Cosa super 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 importante. Le setole sono morbidissime ed è ultra igienico. Inoltre è tutto waterproof. Inoltre ci sono gli accessori incorporati, il suo caricatore, e vanno in omaggio anche il siero. Quindi solitamente, adesso con le unghie lunghe sarà un casino, vado a prendere il mio detergente e io prima lo stendo tutto sul viso. Che casino.
sul naso, che è la zona che vado di solito a pulire di più, detergere di più, sperando non mi si infili tutto sotto le unghie, vado a spalmarlo su tutto il viso. Ecco, già tutto sotto le unghie è andato, grazie! E poi vado a sciacquare, tutto bene. Oh, tutto sul pigiama. Con i fantastici Cotton Fioc. Ormai sono diventata una pro. Il mio antibrufoli, io lo chiamo così, pozione antibrufoli. Oh, madonna, ma è difficilissimo con le unghie. Ok amici cari, adesso prima di andare a letto volevo assolutamente provare a scrivere al computer. Bene, ora proverò a scrivervi parole d'amore. Allora, ciao amici, vi voglio bene. Basta, sono troppo stanca, vado a letto. Perché con questi cosi ho veramente paura. Io mi muovo tantissimo durante la notte, quindi me li ficcherò ovunque. Morirò infilzata da questi cosi. Buongiorno, mi sono appena svegliata, letteralmente, si può anche capire dall'aspetto. Come ho dormito? In realtà vi dirò che danno un sacco fastidio, cioè mi fanno anche un sacco male. Ho dormito praticamente a mummia perché non riuscivo a stare in altre posizioni. È stato scomodissimo. Adesso, dato che sono anche un po' in ritardo, andiamo prima a truccarci e poi a vestirci. Ok, trousse presa. Allora, prima di tutto ci sistemiamo le sopracciglia. Mascara. Io il mascara riesco anche a mettermelo così. Allora, prima di tutto scegliamo i vestiti. Io in realtà ve lo dico, vorrei vestirmi come ieri perché mi piaceva un botto ed era super comodo. Recuperato tutto, facciamo... Voilà! A posto, adesso sto tendendo. Metto qui cappotto e tutto. E scarpe, metto quelle di ieri, ovviamente. Fanno schifo però. Ragazzi, ma quanto è buono. Sono arrivata a Milano. Ma gli hai già raccontato quante figure di... No, praticamente ero sul treno, ero in stazione. Quindi praticamente vi stavo raccontando che ero in stazione, nella stazione della mia città. Un tipo mi si avvicina e mi fa: oddio, che artigli! Io, non le piacciono? No, hai le unghie da poco di buono. In treno invece c'era questo, uno studente universitario che continuava a farmi foto e le mandava ai suoi amici. E rido perché a un certo punto volevo alzarmi e dirgli: senti zio, se vuoi mi metto anche in posa così azzecchiamo pure la luce. Dato che ho preso le scarpe che mi si slacciano di più di tutte, con queste non riesco ad allacciarle. Possiamo andare a mangiare da Starbucks. La gente comunque mi sta guardando malissimo, raga. Io sono rimasta sconvolta. Il tipo che mi ha detto: le unghie da poco di buono. Ovviamente prima di andare a fare colazione, Lu deve registrare le sue clip. Quindi mi ha portato a mangiare al Mac, che poi in realtà lui ha cenato, io gli ho rubato delle patatine, ma adesso andremo a fare colazione. Siamo arrivati, in realtà ci sono sia i cookie che le ciambelline e altre cose tipo il brownie. Mi piace, mi ispira un botto. Adesso sceglierò, poi vi dirò. Allora, intanto la difficoltà nell'aprire la borsa. Vada a fare. Sì. Sì. Per me un senso di limone e una ciambella. Mi piacciono le mie. Prima mano. Give me five, it's a vibe. Possiamo prenderla così. Te la metto qua dietro la mia giacca perché sennò di là cade. Comunque siamo arrivati nel negozio. Amici, sono tornata a casa, mi sono messa comoda e ho preparato anche lo scaldino che fa tanto freddo. E possiamo andare a prepararci per fare i TikTok. Allora, trousse dei trucchi preparata. Ho spazzole, pettini, elastici, fasce di ogni tipo, colore e forma. Il problema saranno sempre queste. Quindi pettinatura fatta. Ora passiamo al trucco.
raga! Che schifo! Primo TikTok che pensavo di fare è uno usando le mosse, quindi un po' transition, un po'... Volevo fare un paio ballati. Amici, per fortuna le 48 ore stanno terminando. Adesso vado a togliermele, non sopporto più. Inizialmente ero partita con sì, che bello, fantastico. Le accorciamo, così è una scusa per avere la ricostruzione alle unghie. Invece le odio così tanto che non vedo l'ora di toglierle completamente. Adesso vado a mia nonna e vediamo la sua reazione. Sono arrivata. Vuoi salutare i miei amici del web? Fai ciao. Ciao. Dammi un bacino. Guarda cosa ho fatto, adesso mi dici cosa ne pensi. Che cos'è? Guarda qua, non il microfono. Orrendo. No! Ma come fai a grattarti? Così. Ma tu, tutte le innovazioni... Solo io posso fare ste c***ate. Niente, siamo arrivati, è il momento di toglierle, non vedo l'ora, finalmente mi tolgo questi artigli del diavolo. Sembro Edoardo Mani di Forbice. Finalmente ho di nuovo le mie unghie corte. Me le sono pure fatte accorciare, proprio tagliate, sì, del tutto. E adesso riuscirò a allacciarmi le scarpe, a bottonarmi la giacca, a farmi la coda, a lavarmi i capelli. Sì, normalmente. Di location, perché sono ritornata a casa. Mi sono messa in pigiama, ancora sulla fascia e la crema per i brufoli. Come vedete sono super felice di essere ritornata me stessa con le mie unghie corte. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi mando un grosso bacione. Vi ricordo di lasciare like, condividere questo video e iscrivervi al canale. E noi ci vediamo sabato prossimo alle 3. Ciao.